Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera, buongiorno, con Nicola Rescigno. Il maestro Nicola Rescigno nasce a New York da genitori italiani il 28 maggio 1916. Nel 1929 viene inviato a studiare in Italia, prima nel Collegio Mondragone di Frascati, poi a Roma, dove si iscrive al conservatorio e conosce Ildebrando Pizzetti e Giorgio Polacco. Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale rientra negli Stati Uniti, dove si perfeziona presso l'Accademia di Musica di Brooklyn. Nel dicembre 1943 dirige a New York l'orchestra del Teatro San Marco. La parte poi di Sovra il sen la mammi posa non fa altro che confermare questo, innanzitutto perché c'è qualche leggera incertezza nella vocalizzazione, che per carità rimane liquida, brillante, morbida, ma si comprende bene che non ha la volontà, per così dire, esplosiva, pirotecnica, né della sua ideale maestra Luisa Tetrazzini, né della proposta che dava Toti Dal Monte. Rimane anche in questo una morbidezza vocale, un'incertezza esecutiva che rende questa pagina molto più lirica piuttosto che belcantistica. Questa è sicuramente una linea di interpretazione straordinaria che rende originalissimo proprio il suo approccio. Facendo quindi appunto globalmente il resoconto di questa carriera, ritroviamo in Luisa Tetrazzini sicuramente un punto di riferimento, diciamo, emotivo. Dall'altra parte la figura di Toti Dal Monte, a cui più e più volte evidentemente la Lina Pagliughi è stata accomunata, ma anche la volontà di muoversi in maniera determinata, con una propria volontà, su una propria strada, creando quindi veramente un'occasione musicale notevolissima. Oggi, grazie proprio alla qualità straordinaria della sua voce fonogenica per eccellenza, possiamo godere appieno delle sue doti artistiche e compensare, per quanto è possibile oggi, con una fama tardiva ma meritatissima, quello che durante la sua carriera gli è stato solo parzialmente riconosciuto. Grazie quindi Lina Pagliughi per queste bellissime interpretazioni, attualissime perché vicine al sentire belliniano e quindi sicuramente vicine al nostro modo di intendere e di cogliere queste dolenti figure. Quindi la voce, per così dire, della verginità, della purezza del sentimento, appunto come dicevamo di questo tratto quasi manzoniano da Lucia Mondella, oppure di sposa comunque tradita e che riacquisisce un tratto virginale, tipico per esempio di Ermengarda, rivive appunto nella vocalità dolcissima di Lina Pagliughi, presentata proprio oggi nel giorno del suo compleanno con le due grandi arie di Amina, Come per me sereno, Sovra il sen la mammi posa, e Ah non crede a mirarti, l'edizione appunto quella della Cetra Parlophone della metà degli anni 30, con i complessi della EIAR, antenata della RAI, per la direzione di Ugo Tanzini. Veramente buonissima giornata a tutti voi, buon ascolto con queste belle pagine, buon compleanno Lina, e veramente grazie di quello che ci hai dato. E noi, per ringraziarti, abbiamo uno strumento, quello di diffondere la tua meravigliosa voce. Tuesday Hall di Londra toccherà le principali città di Stati Uniti e Canada. Fra il 19 e il 24 settembre, Maria Callas
incide a Londra con la Filarmonia Orchestra diretta da Recinio, arie da Anna Bolena di Donizetti, Hamlet di Thomas e Il Pirata di Bellini, il nostro ascolto di oggi. Il 31 ottobre Recinio dirige ancora la Callas ad Allas nella Traviata con Nicola Filacuridi e Giuseppe Taddei e in novembre nella Medea con Joan Vickers e Teresa Berganza. La collaborazione tra Recinio e la Callas continuerà negli anni successivi con Il Pirata alla Carnegie Hall di New York. Medea con Joan Vickers, Fiorenza Cossotto e Nicola Zaccaria a Londra nel 1959, una serie di concerti in Europa, Madrid, Barcellona, Amburgo, Monaco di Baviera, e la storica rappresentazione di Medea ad Epidauro nel 1961, in un festival che aveva visto sul podio l'anno precedente Tullio Serafin. L'ultimo incontro tra i due artisti sarà nel marzo del 1965 all'Opéra di Parigi, quando Recinio dirigerà Maria Callas in Tosca, alternandosi nelle nove rappresentazioni con Georges Prêtre. Pur risiedendo abitualmente negli Stati Uniti, Recinio trascorre fin dagli anni 50 frequenti periodi in Italia e in altri paesi europei, dirigendo in alcuni fra i più prestigiosi teatri del vecchio continente, dalla Fenice di Venezia all'Opéra di Parigi, dal Covent Garden di Londra al Gran Teatro del Liceo di Barcellona. Il repertorio è ancora quello dell'Ottocento e dei primi del Novecento, con un'apertura verso il Settecento italiano-francese. È un repertorio già sperimentato con successo con la Callas e i grandi interpreti italiani del secondo dopoguerra: Bastianini, La Oliviero, La Simionato, Gobbi di Stefano, Rossi Lemeni, Taddei del Monaco. L'esordio al Metropolitan avviene tardivamente, nella seconda metà degli anni 70, ma per circa un decennio Recinio sarà una presenza assidua del massimo teatro lirico americano, dove dirigerà tra gli altri L'Elisir d'Amore con José Carreras nel 1978 e con Luciano Pavarotti nel 1980 e 81, e L'Italiana in Algeri con Marilyn Horne e Sesto Bruscantini nel 1981. Nicola Recinio è stato un profondo conoscitore del repertorio lirico italiano dell'Ottocento e del Novecento, a cui è rimasto legato durante tutta la sua attività artistica. A partire dagli anni Sessanta ha iniziato a far conoscere al pubblico americano anche alcuni capolavori barocchi: L'Incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi, Orlando Furioso di Vivaldi, Alcina e Giulio Cesare di Handel. Il maestro italo-americano ha diretto anche nel corso della sua cinquantennale carriera alcune opere appartenenti al repertorio francese, fra cui la già citata Medea di Cherubini, La Voix humaine di Francis Poulenc alla Fenice di Venezia nel 1970 e La Lakmé di Delibes, prodotta dalla Civic Opera di Dallas nel 1980. L'ascolto di oggi è il finale del Pirata, inciso da Maria Callas a Londra nel settembre 1958, con la Filarmonia Orchestra diretta da Nicola Recinio. Scrive John Hardoin nel testo L'eredità Callas, la guida completa alle incisioni della grande artista. L'ultima scena del Pirata pone problemi particolari agli interpreti, in quanto inizia con un recitativo lungo e complesso, frammezzato con brevi ariosi. La Callas risponde alla sfida concependo il recitativo in due parti. La prima raggiunge il culmine con il grido «E adesso, Ernesto!», mentre la seconda si scioglie nell'assolo,
per flauto che introduce il cantabile. Questo cantabile e la cabaletta successiva, prosegue Arduin, sono tra le pagine più accattivanti mai scritte da Bellini. Il primo è una lunga melodia elegiaca, mentre la seconda è piena di impeto e costruita su degli incisi brevi e abbaglianti. Il contrasto tra i due è di grandissimo effetto. Il cantabile assomiglia un po' a quello dell'ultima scena di Anna Bolena e la Calla si impiega anche qui una mezza voce assai sfumata, con scale meravigliosamente scolpite e con melismi che sembrano galleggiare. Sceglie una conclusione ascendente, come aveva fatto per il recitativo iniziale. La voce si infiamma poi nella materia di mezzo e divampa nella cabaletta alimentata da scale di vario genere. Il punto focale della cabaletta è la frase «Là, vedete, il palco funesto», dove la Calla tira fuori i suoni più premonitori a sua disposizione. La seconda strofa della cabaletta è compresa e viene abbellita in maniera elaborata, ma senza uscire dal contesto armonico o dallo spirito della musica. Il coro conclusivo è omesso e dopo un'ultima scala ascendente, la Calla scorona tutto con un brillante e tagliente do acuto. Quando scende dall'acuto, Rescigno passa direttamente alle ultime 8 battute del postludio, rendendo la conclusione più sintetica, più emozionante e più convincente di quella scritta da Bellini. Ascoltiamo Maria Callas, Imogene, nel finale del Pirata di Vincenzo Bellini, O se io potessi, col sorriso d'innocenza. Nell'incisione EMI del 24 settembre 1958 a Londra. La Filarmonia Orchestra è diretta da Nicola Rescigno. Buon ascolto a tutti, con una giornata che, accompagnata da questa incantevole interpretazione della grande Maria Callas, non potrà essere che bellissima. E buon compleanno al maestro Nicola Rescigno. Thank you.
Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.